Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi, oggi siamo a Voghera e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Il cantante Ed Sheeran, autore di uno degli album più venduti al mondo negli ultimi mesi, ha recentemente dichiarato: basta odio, datemi retta, uscite da quei social, non ho più neanche lo smartphone, non sono mai stato così bene. Tu riusciresti mai a dire addio ai social network? Ma io che sono straniera come faccio a comunicarmi con i miei, gente? No, assolutamente no, il mondo si sta evolvendo, il social network è la noce della situazione adesso, anche il lavoro si cerca in questo modo, tutto lavoro, anche le relazioni più grandi adesso escono di questi cinguetti. Basta, assolutamente no. Beh, sarebbe un po' difficile, però sì, volendo, mettendoci un po' di impegno, sì. Perché dici che sarebbe un po' difficile? Perché comunque siamo tutti legati dai social e comunque quelli che abitano magari un po' più isolati su in collina, non avendo amici intorno, sono costretti a parlare via telefono, via social, quindi. Sì, penso di sì perché l'ho già provato, però sì, è ovviamente difficile dopo un po'. Cioè ce n'è bisogno comunque. Come mai avevi deciso di provare a rinunciare ai social? Perché ho visto che era una distrazione costante. Al di là dei social network, cosa ti lega invece al tuo smartphone? Io saluto tutti i giorni a mia mamma dall'altra parte del mondo. Buongiorno, come stai? Un bacino. Mi tolgono anche quello, scusami. Ma al di là dei social network nient'altro direi, solo la fotocamera per fare le foto e nient'altro. Con i messaggi, le chiamate e la fotocamera è comunque un aiuto sempre. Quindi la fotocamera significa che molto spesso hai voglia e necessità di scattare foto? Sì, sì, per catturare un momento. Okay. Qual è l'applicazione che utilizza di più sul suo smartphone? WhatsApp. WhatsApp. Ok, quindi un servizio di messaggistica. Sì. WhatsApp. Grazie mille.